Non viene. Non viene. Lo sapevo. L'avevo detto. Non viene. Cosa hai da brontolare? Oh, che avevo ragione io. Tuo figlio non viene neanche questa volta. Neanche ora che hanno inaugurato la ferrovia da Torino a Ivrea. Bella figura avremmo fatto se fossimo andati ad aspettarlo alla stazione di Ivrea. E io invece dico che vieni. Beh, alla stazione lei ci voleva andare. Tutte uguali, le donne, donna e madre. Ma io lo sapevo che non sarebbe venuto. E poi lui, segretario del ministro, se fosse venuto e ci avesse trovato lì, si sarebbe vergognato di noi. Due contadini, quasi. Finiscila di brontolare. Per chi sarebbero quella frutta? Per lui, gli piace. Se ti ha detto che non viene, ha altro da fare che pensare ai suoi genitori. Scrive forse mai questo tuo figlio? Certo che scrive tuo figlio. Ha scritto anche il mese scorso. Oh, si vede che quel giorno non aveva proprio niente altro di meglio da fare. Si vergogna di noi. Bugiaio, flebotomo. Cerusico. Flebotomo? Flebotomo. Ah, tu che mungi le vacche della stalla. Vuoi che non le munga più? Oh. Non viene. Ne ero sicuro. Colpa tua. Sei stato tu. Gli hai dato certe idee. E poi, forse no. Neanche tutta tua la colpa. Colpa della vanità. Per vanità è andato a studiare a Torino. Per vanità è andato a combattere, si è buscato una ferita che per poco non ci rimette la pelle. Se ci volevi andare anche tu a combattere. Io. È un'altra cosa. Ma i figli, no. Ne abbiamo già perduto uno in guerra. Non ti basta? Ma Costantino adesso non combatte, non è nell'esercito, è nella diplomazia. Oh. Per chi sarebbero questi biscotti? Per lui. Se ti ho detto che non viene, dove li hai comperati? Comperati? Li ho fatti io stamattina mentre tu eri a caccia. Sì, non combinavo niente. Neanche una lodola. E del resto, cosa credi che combini tuo figlio in diplomazia? Bisogna essere nobili per fare carriera. Oh, senti, mi pare che anche non essendo nobile, Costantino qualcosa ha fatto. Ha appena 30 anni. Ed è già segretario del conte di Cavour. Oh, sì. Vorrei proprio conoscere i segreti del conte di Cavour. meglio, li conosciamo benissimo. Fare la guerra all'Austria. Ma ti pare una cosa possibile? Il Piemonte, grande come una formica, fare la guerra all'Austria. E perché? Per buscarne tante quante ne vogliamo. Cavour sa quello che fa. E Costantino anche. Ma io spero che Costantino riesca a calmare i bollenti ardori del conte di Cavour. Se no, finiamo tutti in malora. Oh. Tu perché non ti sei messo l'abito della domenica?
E se hai detto che non viene? Ma dovevi metterlo lo stesso, non si sa mai. Cosa vuoi fare? Guardare nella valle, verso Ivrea. Ah, dai a me. Ma dai a me, tu non hai mai saputo adoperarlo. Niente, tutto. Oh, poi ti ho detto che non viene. Una carrozza, c'è. Cioè. Lo sapevo. Fammi guardare. No, cosa c'è da guardare? I cavalli. E perché no? Anche i cavalli. Non gli vai incontro? No. Anzi, vado di là. Mi chiamerai. E mi raccomando, niente lacrime. Questa strada, quante volte l'ho fatta? Negli ultimi anni, più col pensiero che nella realtà, purtroppo. No, no, Pietro, tu non puoi capire. E tu ci vivi qui. E le cose, quando le abbiamo sempre sotto gli occhi, non si apprezzano più. Già. E il tempo in cui siamo stati all'università? La guerra? Già. Già, ma tu sei tornato poi qui, vedi? E io invece, al massimo ci passerò qualche ora come oggi. Ma perché non chiedi un permesso e non resti con i tuoi qualche giorno? Permesso. Ma se non ho avuto neanche il tempo di avvertirli. Se non ti incontravo alla stazione, in mezzo a tutta quella confusione, l'hai vista, no? Tra fanfare, bandiere, discorsi. E non mi accompagnavi tu con la tua carrozza, ma chissà quanto tempo sarebbe passato ancora prima di riabbracciarli i miei. No, tu pensa che fino a ieri sera non era certo che Cavour potesse intervenire. E se non veniva lui, io non potevo muovermi da Torino. Ma così, la sorpresa sarà più gradita. Chissà come sono orgogliosi di te. Io sono orgoglioso di loro. Non è da tutti, sai, avere dei genitori come i miei. Gente solida, di campo. Ma intanto ti sei fabbricato uno stemma nobiliare con due teste di toro e il motto Autedrit. Già. Sì, sì, l'ho fatto quando tu mi portasti via quella sartina all'università, come si chiamava? Ah, Veronica. Soltanto per ridere delle mie corna. Ti sei rifatto dopo con l'altra. Quale altra? Virginia, Virginicchia, Nicchia. Quella non l'ho portata via a nessuno. Lo chiami nessuno l'imperatore dei francesi? Allora la Castiglione non conosceva ancora sua maestà. È veramente bella, come si dice? Sì. Sì, è bella. Ma con le donne sai come si dice, ogni giudizio è personale. È bello quello che piace. E a te è piaciuta molto? Abbastanza. Non torneresti volentieri a Parigi? No. No, no, no. Non vuoi rivederla? No, non per lei. No, è Parigi. In questi momenti è molto più importante restare a Torino. Allora si farà davvero questa benedetta guerra all'Austria? Hai un po' di fuoco? Il diplomatico non si compromette. Ma io sono un amico e so tenere la bocca chiusa. Quello che so, caro Pietro, non lo dico nemmeno a me stesso. Figurati poi quello che non so. Ma parliamo invece di te, eh? Delle tue faccende di cuore, eh? Come vanno? E Silvia? Te la ricordi? Te l'ho anche invidiata? E l'hai fatto anche un po' di corte, se non sbaglio, eh? No. Ah, sì, però soltanto quando non sapevo che tu ci tenevi sul serio. Sai, pensavo se fosse stato possibile di restituirti la pariglia di Veronica. E tanto sartina quella, sartina questa. Ma da Silvia niente, neanche un sorriso. Sì, mi voleva bene. Perché? Non te ne vuole più? E chi lo sa? Non la vedo da un pezzo. Ormai sono confinato qui.
Io a Ivrea, lei a Torino. Sono cose che quando si è lontani muoiono di morte naturale. Già, colpa della lontananza, eh? Da Ivrea a Torino. No, pregiudizi di casta ai quali troppa gente crede ancora. Tu conte, lei sartina. E invece io sono convinto che sarebbe stata un'ottima moglie per te. Sì, senza dote. Ma se dico tu non bastava. Ehi Pietro, siamo quasi arrivati. Per essere già in casa ed aver superato il primo incontro. Preferisci essere annunciato? Scherzate. Anch'io. Anzi, sai che facciamo? Ehi, ferma! La sorpresa facciamola completa. Sono proprio io in carne ed ossa. No, 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 non fare così, eh. Non fare così, altrimenti me ne torno via subito. Non mi aspettavi, eh? Sì, sì, sai, ti aspettavo. Ma la carrozza? Siamo entrati dall'orto. Ah, Pietro, te lo ricordi, mamma? Pietro, Pietro di Colleretto. No, si accomodi, si accomodi. Ma prima levatevi il cappotto. Scusa, Pietro. Come ti sei fatto bene? Ah, 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 mamma, mamma. Dimmi invece di te, eh? Tu come stai? Bene. E papà? Non c'è. Oh, sicuro che c'è. Ma sai, vuol darsi importanza. Lodovico! Lodovico è arrivato! Chi? Oh, signor Conte, mi scusi se la ricevo così. Ma si accomodi, si accomodi. La mia mamma, sempre tale quale, eh? Oh, buono, che matto, che matto. Oh. Lodovico! Ma vengo, vengo. Aspetta, caro. Adesso lo vado a cercare io, sai? Scusatemi, scusatemi.